Cari amici, buona domenica a tutti voi. È il Signore risorto che ci invita alla comunione con Lui, alla gioia della Sua presenza, alla speranza nella nostra risurrezione futura. È Gesù risorto che nel Vangelo di questa domenica ci invita non a camminare verso la fine, ma verso il fine. Il giudizio di Dio fa da spartiacque perché esprime la definitività della nostra esistenza. Dichiara la nostra salvezza compiuta, ci introduce nell'amore di Dio. Ma ascoltiamo la pagina di Vangelo proprio per essere aiutati a comprendere come prepararci al giudizio di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo, ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Gesù sottolinea, chiudendo gli insegnamenti che ci lascia in questa domenica, che con la nostra perseveranza salveremo le nostre anime. Intanto sappiamo che la salvezza dell'anima è la salvezza di tutta la nostra persona. Allora camminare verso il fine della nostra vita vuol dire orientare con determinazione il nostro passo all'incontro con Lui. Ma possiamo camminare incontro a Lui proprio perché la storia la stiamo vivendo con Lui. Proprio perché la nostra esistenza è per Lui. Egli ci ha fatti, noi siamo Suoi, ci fa pregare un grande salmo. E proprio perché Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, il perseverare vuol dire collocarci dentro una vicenda dove Lui è la nostra salvezza. La perseveranza non è semplicemente una questione di ripetitività, non è semplicemente
una buona abitudine di cose che di per sé sono assolutamente integerrime e necessarie alla nostra vita. La perseveranza non è la ripetizione pedissequa. Perseverare vuol dire avere la chiarezza del fine che voglio raggiungere, vederlo in tutta la sua luminosità, in tutta la sua bellezza. Come arriveremo all'incontro col Signore, non lo so. So solo che il camminare con Lui dentro la nostra storia ci permette davvero di costruire quella perseveranza che al Signore piace, perché guardiamo nella sua stessa direzione. Come sarà la nostra morte? Non lo so. Però tutto quello che capita nella nostra vita, accogliendo un altro insegnamento di Gesù nel Vangelo di oggi, tutto quello che capita nella nostra vita può essere per noi, diciamo così, l'occasione per rendere testimonianza. Ecco, quello di cui dobbiamo veramente preoccuparci non è come noi moriremo, come avverrà la nostra morte, se avremo un tempo di sofferenza oppure no, se sarà improvvisa, subitanea. Non c'è dato di essere padroni della morte, però possiamo sfruttare ogni momento della nostra vita per testimoniare il risorto. Ogni occasione ci fa costruire una storia fatta di testimonianza di Lui, cioè di una vita giocata in funzione di Lui. Sappiamo che dal greco la parola testimonianza è la parola martiria, martirio, il dono di sé, l'offerta di sé, la consegna di sé. Ecco allora come ogni occasione della vita è un'occasione per dare testimonianza. Non preoccupiamoci di come verrà la nostra morte. Siamo attenti a testimoniare il Signore e a perseverare nel suo amore, perché ormai la nostra vita è destinata a non finire più. Questo è e rimane la grande attesa, la grande speranza, il grande dono di Dio. La mia vita è destinata a non finire più. Buona domenica a tutti voi. Thank you.